La protezione civile ha attivato tante cose e sono arrivati tanti volontari anche da altre città per aiutarci, per fortuna, perché eravamo veramente messi male, male, male. All'inizio dell'emergenza i volontari sono stati fondamentali, ma adesso siamo in una seconda fase. Qui vedete c'è ancora molto da fare. Volontari tantissimi e tutta solidarietà, insomma. Li abbiamo anche mandati via perché poveracci, cosa facciamo? I volontari? Quei ragazzi volontari, no? E come mai? In alcuni casi, cioè noi siamo in 5-6, dopo ci pestiamo i piedi, no? Venuti qua a dare la mano a chi aveva bisogno, se poi ci mandavano via, pazienza. Ma adesso bisogna lasciare operare i professionisti con i loro mezzi e le loro attrezzature. E allora è arrivato un invito dal prefetto di Ravenna e dai sindaci della zona, un invito presentato con garbo ma con fermezza, rivolto ai volontari, agli angeli del fango. Non venite in questa zona, soprattutto nel weekend, se non siete organizzati. Perché già si è verificato nel precedente weekend, dove si mettono in movimento tanti volontari non organizzati, cosiddetti angeli del fango, che noi apprezziamo per il loro spirito solidaristico, ma in questo momento noi preferiamo che non vengano, perché semplicemente abbiamo tanti mezzi di soccorso. Io penso che semplicemente non sia il momento di fare della polemica, ma di tirarsi un paio di stivali, armarsi di scopone e andare a dare una mano a chi ha bisogno.